Gerosa e buon lavoro Grazie di cuore. A lei. Ci avrà sempre al suo fianco. Di nuovo, linea Grazie. Benedetta che non potrà che consentire. Assolutamente sì, anche perché abbiamo capito quanto i soldi investiti in salute o non investiti in salute facciano la differenza nei momenti di crisi. C'è gente che sta aspettando di sopravvivere con un cuore che potrebbe essere a portata di mano se solo ci fossero gli investimenti. Un qualcosa di meno esoso, speriamo, sia però l'intervento che proponiamo al professor Alberto Braghiroli, che è responsabile del Centro di Medicina del Sonno dell'IRCCS Maugeri di Veruno, perché parliamo in realtà di come riacquistare, speriamo gratis, il sonno o un sonno disturbato anche a causa della pandemia da Covid. Già chi aveva dei disturbi non è che stesse benissimo, ma il Covid non aiuta. Vero professore? Buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, assolutamente vero. Il Covid purtroppo ha rovinato il sonno di tante persone in molti modi. Chi è stato colpito dalla malattia, soprattutto dalle forme più gravi, ha per esempio subito un ricovero in terapia intensiva, oppure ha avuto bisogno di fare terapie con cortisonici ad alti dosaggi, si ritrova molto spesso ad avere un sonno molto frammentato, molto diciamo rovinato purtroppo da questa esperienza. Qualche volta c'è un vero e proprio disturbo post-traumatico da stress. Poi c'è l'ansia che il Covid ha provocato in media nella popolazione, il timore della malattia, e poi le ansie legate alle alterazioni dei ritmi di vita che abbiamo avuto, e per esempio l'ansia per i problemi del lavoro, l'ansia legata alle preoccupazioni per esempio dei bambini che abbiamo a casa e che non permettono di avere una serenità che poi di notte consenta un sonno finalmente ristoratore. Quindi, in più c'è il sonno disastrato degli operatori sanitari che hanno lavorato tanto. Da quello che comprendo è quindi una causa tutta psicologica, frammentata, così come il sonno, cioè non ci sono delle cause fisiche, forse magari per l'assunzione dei cortisonici, sì, però è tutta una cosa che parte dal cervello. Esiste anche una localizzazione in realtà del virus a livello cerebrale che può dare delle alterazioni nel lungo termine, ma nella maggior parte dei casi il sonno è figlio di un rispetto dei ritmi normali della nostra giornata, dei ritmi normali dell'organismo. Quindi se questi ritmi vengono stravolti per un qualunque motivo, e nell'ultimo anno i nostri ritmi sono stati stravolti un po' per tutti in maniera assolutamente trasversale, ecco che il sonno è la prima vittima, e chi già soffriva di problemi di sonno sicuramente dopo il Covid ha problemi ancora più accentuati. Più uomini o più donne, professore, ne soffrono? Allora, l'insonnia abitualmente colpisce di più le donne, nella popolazione femminile il rapporto con gli uomini in media è di 2 a 1, soprattutto per i sintomi dell'insonnia. Però il Covid ha purtroppo colpito in maniera più trasversale, quindi vediamo sempre più uomini che fanno fatica a riprendere il loro sonno, e soprattutto nel caso degli uomini molto spesso si tratta di una frammentazione del sonno, che è il tipo di alterazione che si accompagna di più ai processi infiammatori e quindi che dà le peggiori conseguenze poi all'organismo. Professore, le faccio sentire il suggerimento dal web di Francesca. Sì, esattamente. Ho trovato un articolo che ci spiega una cosa che sembrerebbe un po' strana, ma è così. Covid, un buon sonno ci potrebbe proteggere. Al contrario, chi dorme male è più a rischio. Quindi dobbiamo fare attenzione assolutamente anche in una prospettiva di Covid. Sì, allora, un buon sonno protegge nel senso che chi dorme bene durante la notte ha effettivamente, oltre che un riposo fisico e un miglioramento sicuramente della sua performance a livello cerebrale, ha una riduzione di tutti quanti quelli che sono i nostri mediatori infiammatori. Quindi, viceversa, chi dorme male tende ad avere un maggiore livello infiammatorio e, se contrae il Covid, purtroppo rischia maggiormente conseguenze. Abbiamo fatto proprio una ricerca specifica nei nostri centri, nel nostro di Veruno, in quello di Tradate, coordinata dalla nostra specialista dell'insonnia, la dottoressa Morrone, che ha deciso di andare a vedere in quasi un migliaio di persone affette da Covid se la loro cattiva qualità del sonno preesistente
predisponeva ad avere delle conseguenze peggiori. Beh, chi dormiva male già prima tende ad avere un maggiore interessamento dell'apparato cardiovascolare, dell'apparato gastroenterico, sicuramente di quello respiratorio e ovviamente anche della componente psichiatrica e comportamentale. Quindi chi dorme male purtroppo è a maggiore rischio di conseguenze di questo problema. Allora, professore, quando una persona si può definire insonne? Abbiamo imparato qui ad Elisir che ognuno, come l'impronta digitale, ha le proprie ore di sonno necessarie, quindi magari fare paragoni è sempre un po' azzardato, però ci sarà una media. Ha assolutamente ragione. Allora, la definizione da manuale di insonnia è un sonno non ristoratore per almeno 3 notti a settimana per 3 mesi consecutivi, ma questa è un po' la definizione da manuale. Sulle ore di sonno ha ragione, c'è una media, la media si attesta tra le 7 e le 8 ore, però in realtà ciascuno di noi ha un suo fabbisogno. Abbiamo personaggi storici molto famosi che dormivano 3 ore per notte e si svegliavano in perfetta forma e combinavano tutti i loro disastri. Ah, ecco, infatti io sto pensando a Napoleone, insomma, qualche Napoleone, guerra. Napoleone, Giulio Cesare e altri più recenti. E quindi erano un po' nervosetti però al risveglio. Allora, professore, al di là degli scherzi, ci sono dei fattori che predispongono, al di là, accantoniamo il discorso Covid, al di là di questo, all'insonnia. Quali sono? Beh, abbiamo dei problemi che sono legati per esempio al trattamento farmacologico di altre patologie in cui il farmaco purtroppo può andare ad incidere su quella che è la qualità del sonno. E poi abbiamo fattori per esempio di tipo comportamentale, la tabella li riassume molto bene. Primi fra tutti l'obesità che predispone per esempio alle apnee notturne di cui si parla dopo e che predispone in generale a quelle che sono le peggiori complicanze delle altre patologie. Sull'alcol spesso ci sono delle informazioni poco corrette, si pensa che l'alcol aiuti a dormire, in realtà rende più rapido l'addormentamento ma abbrevia il tempo di sonno, quindi in realtà fa dormire peggio e frammenta di più il sonno. Professore. Poi c'è appunto questo problema delle apnee nel sonno che è un problema molto comune in cui il sonno viene frammentato dalla necessità di interrompere questa apnea, questa interruzione del respiro, recuperando svegliare la forza dei muscoli che abbiamo da svegli. Esatto. Quindi il cervello è costretto a frammentare il sonno attivamente per farci sopravvivere. Esatto, per sopravvivere, per poter riprendere il respiro. Professore, abbiamo veramente un minuto, però non vanifichiamo il lavoro di Domenico che ha fatto la sua nuvoletta per oggi. Allora. Sì, la nuvola di oggi, Benedetta, è ricca di consigli per dormire meglio, consigli ovviamente dati dai nostri telespettatori. Tra questi, professore, c'è chi mangia presto, chi ricorre a delle tisane, ma su un punto vorrei il suo parere. C'è chi dice io spengo la TV almeno 2 ore prima di andare a dormire, chi invece non si addormenta se non con la TV in sottofondo. Ecco, su questo punto qual è la cosa più giusta da fare? La televisione, purtroppo gli schermi, soprattutto la luce blu, quella degli smartphone, quella di alcuni PC, purtroppo altera la qualità del sonno, interferisce con la produzione della melatonina, quindi se devo prendere una posizione parteggio di più per chi la spegne 2 ore prima rispetto a chi si addormenta guardando la televisione, perché la qualità del sonno è migliore in un ambiente buio, silenzioso e senza stimoli luminosi. E allora per fortuna che Elisir va in onda ogni giorno mattina, siamo belli svegli, senza problemi di luce blu. Noi ringraziamo il professor Alberto Braghiroli, responsabile del Centro di Medicina del Sonno all'IRCCS Maugeri di Veruno. Grazie per essere stato con noi, professore. Domani ci occuperemo. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, professore. Domani ci occuperemo di calcoli della cistifellea. Mi raccomando, non mancate, amiche e amici, perché anche domani vi diremo...